Sostenibilità non è soltanto ecologia rispetto per l'ambiente, ma c'è la sostenibilità sociale. Ecco, in questo senso, Sisal, che cosa di diverso ha fatto in questo 2023? La nostra strategia di sostenibilità ha degli obiettivi molto ambiziosi, non soltanto sul nostro modello business in termini di gioco responsabile e sulla riduzione dell'impatto ambientale, ma anche sull'aspetto sociale, dove la nostra ambizione è quella di costruire un ambiente di lavoro che sia veramente inclusivo. E su questo ci siamo dati un obiettivo molto sfidante, quello di azzerare il gender pay gap in azienda. E devo dire, i risultati del 2023 sono estremamente positivi perché siamo passati nel giro di 3 anni da un gender pay gap del 2,9% a un gender pay gap del 3,4%. E questo credo che sia importante perché dimostra il fatto che quando all'interno dell'azienda le persone si impegnano su un obiettivo importante, poi i risultati arrivano e possono essere anche sorprendentemente veloci. Quindi siamo molto contenti del progresso che abbiamo effettuato e questo ci incoraggia a fare ancora di più in futuro. Lei però ha sottolineato soprattutto il rapporto con i clienti, gli utenti, come vogliamo chiamarli, cioè il vostro vero patrimonio, cioè è con loro che la sostenibilità prende corpo in qualche modo. Sì, essere sostenibili per Sisa vuol dire anche e soprattutto avere un modello di business sostenibile, che vuol dire un modello di business che mette al centro il gioco responsabile e la tutela del consumatore. Quindi da questo punto di vista i nostri sforzi sono soprattutto in quella direzione. Devo dire, i risultati che abbiamo raggiunto sono estremamente positivi. Quest'anno abbiamo avuto la possibilità di brevettare il nostro approccio al gioco responsabile che coniuga le ricerche comportamentali e l'intelligenza artificiale. E poi da ultimo siamo riusciti anche a dar vita a una fondazione, FER, dedicata al gioco responsabile che siamo convinti diventerà il punto di riferimento per avere un approccio sempre più sistemico alla tutela del consumatore e quindi allo sviluppo di una strategia di gioco responsabile. Sempre